Nuovo appuntamento qui da Valeri Sport con due grandi protagonisti della Moto2, con Francesco però prima di conoscere chi ci sarà ospite oggi, facciamo un po' il punto di questa stagione 2018 che mi sembra buona indubbiamente anche per quello che riguarda l'attività lavorativa in generale. Francesco, una domanda non abituale, però una domanda al quale... Ma allora, diciamo che la stagione fortunatamente sta andando bene, è decollata già nel mese di marzo e soprattutto con le domeniche, sì, con le aperture straordinarie che, su cui buttiamo fuori un calendario già inizio anno, e poi con le varie aziende ogni weekend organizziamo comunque un centro assistenza diretto o presentazione di anteprime, e da lì comunque il nostro pubblico è sempre molto interessato. In effetti sì, in effetti si stanno moltiplicando, vero, queste iniziative di domenica a domenica, dei caschi alle tute eccetera, l'assistenza varia che si può trovare al di là del discorso il sito internet ovviamente dove siete fornitissimi. Oggi due ospiti del Moto Mondiale, andiamo nella Moto2 ovviamente con un pilota un po' più affermato che è arrivato però quest'anno nella Moto2, invece un altro che sta crescendo. Sì, puntiamo adesso sui talenti, sperando che diventino veramente qualcuno di importante un domani. Due italiani, Romano e Andrea, adesso vedo che hanno anche molti fan, quindi non pensavo, tanti giovanissimi, quindi pubblico nuovo. E vediamo adesso come va. In Romano lo conosco da tanti anni, è un bravo ragazzo e secondo me avrà un bel futuro. E anche Andrea sta crescendo bene. Sì. Grazie Francesco, in bocca al lupo. Adesso è tempo di andare a conoscere i nostri due ospiti, i due ospiti qui di Valeri Sport. Iniziamo da Romano Fenati. Dei due ospiti che stiamo aspettando qui da Valeri Sport è arrivato. Buongiorno Romano Fenati. Allora, stagione 2018 ovviamente abbiamo lasciato con grande indubbiamente gran bei risultati la Moto3, siamo approdati alla Moto2. Come sta andando questa esperienza, Romano? Secondo me bene, cioè giusto, stiamo facendo molta gavetta, quindi diciamo che se eravamo partiti per lottare per il titolo dava proprio male. Beh, questo mi sembrava prematuro, però te l'auguriamo, si sa mai. Però no, siamo partiti per fare esperienza, quindi ne stiamo facendo molta, gare positive, gare negative, e le positive sono quelle che sono andate male. Quindi le negative quelle che sono andate bene, perché abbiamo imparato poco. Però dai. Siamo ancora all'inizio, quindi no. Sì, assolutamente siamo all'inizio, quindi dobbiamo rodare tutto il sistema. Io devo capire la moto, che è una moto molto molto difficile, per quanto bella. Quindi nel capire la moto nel frattempo devo cucirmela addosso. Quindi fin quando non ho tutto in mano non riesco. Diciamo che la Moto2 chiaramente la puoi farti un po' più su misura, effettivamente regolazioni un po' più difficili per certi versi, al di là che si cambia cilindrata, velocità. Sì, ma soprattutto è il peso, quindi se la moto non è al top, diciamo, fai molta più fatica fisicamente. E ho un problema al braccio, quindi dovrei operarmi ai tendini, alle guaine dei tendini, e niente, aspettiamo di risolvere il problema, ma a parte questo sono contento. Oggi tu sei qua ovviamente anche per Suomi, al di là ovviamente della bontà del casco, su quello non abbiamo niente da eccepire. Noi facciamo sempre anche un appello ai motociclisti e agli utenti stradali, perché voi siete dei professionisti, chiaramente avete sempre il materiale al top. A volte invece gli utenti stradali, diciamo, guardano l'euro, che da una parte fa bene, da una parte assolutamente no, chiaramente, perché ne va della vita. No, ve lo dice uno che con i motorini ne ho persi, diciamo, di jolly, ecco. Quindi no, è importante la sicurezza, e quindi non bisogna badare tra virgolette a spese, ecco. Ok, grazie Romano, in bocca al lupo. Ovviamente fra un po' ci sarà l'opportunità di incontrare i tuoi fans. Vediamo di chiudere bene questa stagione. E la interrompi, no? Spero, per il programma Itineri.
No. Ci pensano al primo anno, a fine anno, speriamo. Speriamo che di non. Diciamo che mi dovrei operare quest'estate, quindi se tutto va bene non dovrei saltare neanche una gara. Però mai dire mai. Okay. Speriamo bene. Grazie Romano, grazie. Secondo gradito ospite Andrea Locatelli, benvenuto Andrea qui da Valeri Sport. Parliamo della tua stagione, seconda stagione in Moto2. Com'è stato questo inizio, Andrea? Ma innanzitutto volevo ringraziare appunto per questa grandissima manifestazione, che a me piace partecipare a questo, perché è vero che siamo piloti, però è il bello anche di questo, della gente che ci segue. È bello incontrare le persone. Esatto, è bello incontrare le persone e soprattutto la gente appassionata di moto, che è quello che ci porta avanti innanzitutto. Per quanto riguarda la stagione, stiamo lavorando davvero bene, siamo migliorati molto nelle ultime gare, quindi c'è stata una crescita netta e questo il Mugello l'ha confermato. Il Mugello l'ha confermato, in Francia eravamo già andati bene, e a parte un po' un inizio stagione sempre difficile, siamo riusciti davvero a trovare quello che ancora mancava, che l'anno scorso non siamo riusciti a trovare, ma soprattutto l'anno scorso era il primo anno, mancava un po' di esperienza, e è una categoria a cui l'esperienza conta molto, e quindi quest'anno mi sto rifacendo e sono in forma, e quindi penso che anche nelle prossime gare possiamo dire la nostra. In effetti il gruppo dei pretendenti alla vittoria finale è altissimo come di consueto, siete in tanti, praticamente si viaggia sempre in grupponi da 20-25, quindi arrivare settimo, arrivare ventesimo è la stessa cosa, e siamo tutti raccolti in un secondo. È un attimo, infatti si dice così per battute che non c'è neanche il tempo di starnutire, perché realmente siamo tutti molto pagliati. A oggi il ritmo gara è diventato sempre più veloce e dal primo all'ultimo giro si gira quasi sullo stesso tempo, diciamo, e sono tutti tempi tra virgolette record, quindi tempi veloci al quale non puoi perderti davvero un attimo, perché ci sono subito dei piloti dietro che sono pronti a sorpassarti, e quindi davvero puoi finire come puoi finire davanti in un weekend, puoi finire davvero indietro, ed è una categoria, ripeto, molto difficile, soprattutto anche perché comunque non essendoci nessuna elettronica, davvero è tutta gestione del pilota, e quindi gestire 20 giri una moto così comunque non è molto semplice, quindi c'è il suo bel impegno anche in questo, ecco. Però ripeto, ci stiamo rifacendo e stiamo lavorando bene, e ripeto, stanno venendo fuori anche i suoi frutti. Esatto, e lo vedremo più avanti, speriamo appunto di ritrovarti sempre più in alto in classifica. Oggi sei qui per la KIT, ovviamente una delle aziende che ti sponsorizza. Noi giriamo dalla pista alla strada, ovviamente, il discorso, nel senso che noi diciamo sempre usare caschi di buona marca, caschi ovviamente importanti anche per l'utente stradale. Noi abbiamo questa fortuna appunto di essere piloti, ma di promuovere comunque dell'abbigliamento sportivo e che dia sicurezza soprattutto a noi che corriamo ad alte velocità, ma soprattutto in strada, perché il rischio comunque è maggiore dovuto alle macchine, dovuto al traffico di oggi, quindi io sono il primo a promuovere il più possibile, soprattutto quando ci si mette in moto sulla strada, e di coprirsi il più possibile, perché davvero è tanto pericoloso, ma anche a chi va in pista di scegliere appunto un casco tecnico, perché comunque ha una sua funzione, ripara dal vento, è sonorizzato per bene, quindi ha una bella visuale, il campo visivo è migliore, quindi diciamo che anche i caschi top di gamma che noi utilizziamo sono appunto un qualcosa in più per chi è appassionato, per chi vuole scendere in pista e divertirsi. Ok, ringraziamo Andrea, in bocca al lupo ovviamente per la stagione, speriamo appunto che vada sempre in più a crescere. Benissimo, grazie a voi, ciao. Grazie a voi.